Bentornati ragazzi, oggi vi propongo un nuovo contenuto, il Fantacalcio. Il campionato di Serie A inizierà il 13 agosto, quindi l'asta per il Fantacalcio si sta avvicinando e io vi darò i miei consigli assolutamente personali su come dividere il budget sui portieri, sui difensori, sui centrocampisti e sugli attaccanti, quindi sui top di reparto, sulle scommesse, sui rischi, sui giocatori da evitare. Insomma, un po' di tutto e partirei proprio dalla suddivisione del budget. Io mi baso su un budget di 500 crediti. Diciamo che la suddivisione del budget può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il numero di partecipanti, perché in una lega a 6 o 8, quindi 6-8 partecipanti, molti giocatori se ne possono andare a un prezzo molto inferiore rispetto a una lega a 10, 12 o anche 14. Poi dipende anche dall'evolversi dell'asta, possono cambiare le varie strategie. Partiamo dai portieri. Allora, io in linea di massima vi consiglio di spendere massimo 40 crediti. Chiaramente se volete un top di reparto, poi ci arriviamo con calma. Con i portieri andremo meglio nel dettaglio. Difensori, qui dipende dall'utilizzo o no del modificatore. Senza modificatore vi consiglio 50 barra 60 crediti. Con il modificatore vi consiglio di spendere un po' di più, chiaramente la difesa diventa più importante e quindi possiamo arrivare a 75. Lo mettiamo tra parentesi. Centrocampisti, qui siamo sui 135 più o meno. Mentre per quanto riguarda gli attaccanti, dovete arrivarci con almeno metà del budget, 200 50. Chiaramente se risparmiate qualcosa sulla difesa, quindi senza modificatore, si può arrivare a 265 o anche 270. Ok? Allora ragazzi, partiamo con i portieri. Diciamo che generalmente le strategie sono tre. Uno, top più riserve, che è anche la strategia più dispendiosa. Vi dico subito chi sono i top. In ordine, Maignan, Szczęsny e Handanovic. Qui chiaramente il prezzo è più alto, che può variare dai 35 ai 45 crediti. Probabilmente Maignan potrebbe arrivare anche a 45, il portiere più forte della Serie A, che darà più sicurezza. Poi subito dopo Szczęsny, che viene da un'ottima stagione, tralasciando l'inizio shock, ha anche parato tre rigori. Io vedo una Juve più solida, quindi secondo me Szczęsny porterà a casa più clean sheet. E poi c'è Handanovic che l'anno scorso non ha fatto benissimo, l'ho avuto io al Fantacalcio. Molto spesso quando subiva gol era praticamente 5,5 meno 1, però si tratta sempre del portiere titolare dell'Inter. Chiaramente è importante prendere anche le riserve, soprattutto il secondo, poi valutate voi, in un fantacalcio con meno giocatori potete prendere magari un portiere titolare di una squadra di bassa classifica a uno, oppure prendete appunto il terzo portiere. Vi dico anche che questa secondo me è la strategia migliore perché per me è fondamentale che uno si assicura di avere un portiere che garantisce un certo numero di clean sheet durante la stagione. Il più uno è fondamentale. Per quanto riguarda la seconda strategia, quindi parliamo dei semi top, che vi dico subito che sono Meret, Rui Patricio, Luis Maximiano, Musso e ci metto anche Gollini. Qui parliamo di un prezzo più o meno intorno ai 15. Ragazzi, può arrivare anche a 30 crediti. Tra loro vedo meglio Rui Patricio, vedo una Roma più solida, però
Per quanto riguarda Meret, diciamo che ho molti dubbi, non tanto su di lui quanto sul Napoli. Con la partenza di Koulibaly, Napoli perde veramente tanto e di conseguenza sarà più fragile in difesa e subirà con ogni probabilità più gol. Per quanto riguarda Luis Maximiano della Lazio, che non ho visto giocare ancora, sinceramente ho delle buone aspettative, più che altro perché vedo anche una Lazio più solida, e hanno acquistato Romagnoli e Casale, acquisti che mi hanno convinto. Quindi, secondo me, la Lazio subirà molto meno rispetto all'anno scorso, dove il problema principale è stato proprio la difesa. Vedo meglio Musso rispetto all'anno scorso, dove obiettivamente non ha fatto bene. Anche lui, molto spesso, quando subiva gol, prendeva 5,5, 5-1. L'Atalanta non ha le coppe, quindi questa è sicuramente una nota importante. Chiaramente più energie per il campionato comportano più lucidità e più attenzione. Quindi secondo me l'Atalanta subirà di meno rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda Gollini, il discorso è opposto perché la Fiorentina ha le coppe. Lo inserisco comunque tra i semi-top perché mi sta piacendo il mercato della Fiorentina. Però ecco, diciamo che su Gollini siamo più sui 15 crediti, 10-15 crediti. Mentre magari per Rui Patricio si potrebbe andare oltre i 25 crediti. Anche in questo caso è fondamentale prendere il secondo portiere delle rispettive squadre, più o il terzo portiere. Chiaramente in una lega numerosa siete obbligati a prendere il terzo portiere anche di un semi-top, oppure un titolare a meno di 5 crediti. E ad esempio, primo che mi viene in mente, Provedel, prendete Rui Patricio, il secondo della Roma è Provedel, magari c'è Inter-Roma e c'è Spezia-Cremonese, ha senso mettere Provedel che l'anno scorso ha fatto benissimo. Poi chiaramente se uno fa il fantacalcio a 6 è normale che vengono presi solo i portieri delle prime 6 squadre e quindi questo discorso non ha tanto senso. Diciamo che io in generale mi baso su un fantacalcio a 10, che è un po' il numero medio. Per quanto riguarda la terza strategia, quindi tre titolari di squadre di medio-bassa classifica, quindi medio classifica sono Montipò, Consigli, Silvestri, Audero, ci metto anche Cragno, Skorupski, insomma ce ne sono. Poi bassa classifica, parliamo ovviamente di Sepe, Provedel, Vicario che l'anno scorso ha fatto benissimo, però l'Empoli secondo me subirà tanto quest'anno. Poi c'è Radu, insomma, qui secondo me un ottimo trio potrebbe essere Consigli, Skorupski, Montipò ad esempio. Vorrei citare una nota sul Torino perché il portiere titolare dovrebbe essere Berisha. Però fate attenzione perché comunque, come l'anno scorso, Berisha ha scavalcato Milinkovic-Savic nelle gerarchie, non vedo perché quest'anno non possa succedere il contrario. Il Torino, sappiamo che Juric comunque ci tiene particolarmente alla fase difensiva. Non lo metto tra i semi-top più che altro perché probabilmente, anzi sicuramente partirà Bremer, quindi di conseguenza il Torino secondo me subirà più gol. Questa strategia è meno dispendiosa. Parliamo di un prezzo comunque minore ai 20 crediti. Crediti. Qui ragazzi dovete essere bravi ad alternarli, dovete essere anche fortunati, insomma, una strategia sicuramente più rischiosa, poiché avete dei dubbi anche in porta, oltre che negli altri reparti. Quindi io diciamo che punto sempre ad avere un top, mi piace avere una sicurezza in porta. Bene ragazzi, per questo video è tutto, per questo primo di video di Fantacalcio è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete vedere un altro video di Fantacalcio sui difensori e poi su centrocampisti e attaccanti. Lasciate un like per supportarci, iscrivetevi al canale, seguiteci sulla nostra pagina Instagram Calcio con la F, che potete trovare in descrizione, e ci vediamo nel percorso.